Vi sono mancata? Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Quanto tempo che non dicevo questa frase. Finalmente è finita quest'estate di fuoco, letteralmente. Credo di dover dire le spiegazioni. Mi sono assentata perché obiettivamente dovevo lavorare. Se mi seguite su Instagram sapete che sono parzialmente sparita anche da là, diciamo quasi del tutto, ma avevo delle ottime ragioni per farlo. Una delle scadenze delle commissioni, tra cui tra l'altro il quadro che abbiamo iniziato insieme, è stato consegnato ai legittimi proprietari, mi sono dimenticata di fotografarlo in studio, beata testa, e mi sono fatta mandare una foto per voi per farvelo vedere completo, visto che l'avete visto iniziato. E poi perché ragazzi, quest'estate, adesso ne posso parlare perché è tutto finito l'altro ieri, quindi anche per questo adesso sono tranquilla qui a registrare. Quest'estate mi sono regalata un sogno che osservo da lontano da anni, un obiettivo artistico molto ambizioso. Quest'anno sono successe talmente tante cose che mi sono detta basta Mari, questo è l'anno in cui ci provi. Sono resa conto che nel video praticamente non ho spiegato niente, quindi ve lo dico per bene. Quello che mi sono regalata è il tentativo di provare a entrare in un master, il master di editoria illustrata più importante che c'è in Italia, ma era appunto un obiettivo molto ambizioso. Ho passato tutta l'estate a farmi il mazzo, letteralmente. Sono andata quasi in burnout perché ho lavorato così tanto per avere dei bei lavori per la selezione che non ho fatto letteralmente pause per tutta l'estate. Anche per questo, oltre alle consegne, non ho vissuto, non ci sono stata e non ho caricato video su YouTube. Ed è andata poi così. Ci ho provato con speranze minime, giusto quel po' di speranza necessaria a provarci, e ce l'ho fatta. Quindi da ottobre inizierò un master. Avrò tantissime cose da studiare e quindi di conseguenza tantissime cose da dare anche a voi, che porterò ovviamente sul canale con i tempi giusti, una volta che sentirò di averle assimilate appieno. E vi ringrazio tantissimo per avermi aspettato in ogni caso. Ho visto che vi ho lasciato in 500, siamo quasi in 600. Grazie mille per la fiducia e per i commenti che mi avete lasciato sotto i vari video durante quest'estate. Vi ringrazio veramente per la stima. Non sapete quanto sono importanti per me le vostre parole. E adesso iniziamo subito perché probabilmente già qualcuno si è annoiato. Oggi iniziamo con il primo video della serie sul ritratto. Tutti i video precedenti a questo, sia il ciclo del paesaggio, sia il ciclo della pittura, del linguaggio pittorico e quelli della composizione, che sono ancora in corso, ovviamente non sono stati messi lì a caso. Tutto ci ha portato, tutto ci porterà, poi lo vedrete, verso una direzione. Non potevo parlarvi di ritratto senza prima parlarvi soprattutto di linguaggio pittorico, e se non avete visto quel video ve lo lascio qui in schedina da qualche parte. Al contrario del paesaggio, il ritratto è il mio cavallo di battaglia, mettiamola così. L'arte figurativa è, diciamo, quella che mi è sempre interessata di più. E quello che faremo insieme, il nostro percorso sul ritratto, non sarà il classico percorso sul ritratto da corso di disegno. Avrete capito che quello non è l'approccio che mi interessa. Io voglio immergermi con voi nelle profondità del ritratto e regalarvi una visione diversa e farvi capire la magia che sta dietro il ritratto. Perché il ritratto è una cosa serissima. Ma che cos'è questo ritratto? Che tra l'altro è un termine che viene dal latino ritrao, che vuol dire tirare fuori dalla realtà un'immagine. È il modo con cui nella storia si è cercato di prolungare la vita
oltre la morte, no? Di lasciare la propria immagine, la propria impronta nel mondo. E qui, prima di qualsiasi altra cosa, è fondamentale parlare e ricordarci della differenza tra il linguaggio fotografico e il linguaggio pittorico. Perché? Perché nel ritratto è facilissimo cadere in quell'errore. E voi mi direte, ma perché siamo ancora nel Medioevo, che la verosimiglianza non è necessaria? No, non è quello il punto. Il punto è che dobbiamo imparare a guardare come un pittore. Ma le chiacchiere servono a poco. Andiamo ai fatti. Questo è un ritratto fotografico. Il ritratto fotografico ci serve a identificare qualcuno. Obiettivamente, se io ti faccio vedere una mia fototessera, tu ci stai 3 secondi a denunciarmi perché sembro un serial killer. No, stai 3 secondi a identificarmi e capire che quella sono io. Basta una visione d'insieme. Della visione d'insieme ne abbiamo parlato nei video della composizione. Ed è anche vero che anche un ritratto è una composizione. Anche nella struttura e nella scelta della progettazione del ritratto è importante capire dove posizionare il soggetto, con che inclinazione farlo apparire all'interno dell'immagine. Ma il ritratto non è una visione d'insieme. E adesso ti spiego perché. E ti spiego anche perché questo è il primo segreto sul ritratto che ti svelo durante questo percorso che faremo. E ti consiglio di tenerlo bene a mente perché farà tutta la differenza. Era il 1967 quando il fisiologo Alfred Lukianovich Jarbus pubblica degli studi sui movimenti oculari. E questi studi sono stati fatti sulla visione di un ritratto. Cosa viene fuori da questi studi? Che mentre noi abbiamo l'idea che quando guardiamo un paesaggio, quando guardiamo un volto, quando guardiamo qualunque cosa, lo guardiamo, diciamo, per intero, queste speciali lenti che lui utilizzò gli permisero di seguire esattamente i movimenti oculari durante la visione di un'immagine. E che cosa viene fuori? Che sì, magari guardiamo l'insieme, ma l'occhio si sposta continuamente e torna molto più spesso in alcuni punti focali rispetto ad altri. Questo che vuol dire? Che anche se noi pensiamo di guardare tutto nell'insieme, in realtà il cervello si concentra su alcuni dettagli. Quante volte vi ho detto che la vera domanda da porsi davanti a un quadro non è che cosa voleva rappresentare il pittore quando lo ha dipinto, piuttosto come funziona. Se noi proviamo ad applicare gli studi sui movimenti oculari al ritratto, ci rendiamo conto di quali sono i punti forti di un volto. Perché ovviamente ogni volto cambia. Ogni volto ha i suoi punti focali. E vi invito a fare un esperimento, che adesso lo farò per voi. Ve lo farò vedere qui. Se noi prendiamo una foto da ritrarre appunto, sopra la copriamo con un foglio di acetato e iniziamo a mandare lo sguardo in giro e ci sforziamo con un pennarello di seguire i movimenti che l'occhio fa ogni volta che si sposta, cercare di seguirlo con la mano, alla fine, tirando su il foglio di acetato, avremo una mappa della visione su quel viso. Avremo i punti cardine con cui muovere l'attenzione su quel volto. E in che modo questo può tornarci utile quando facciamo un ritratto? In realtà, adesso che vi ho detto questa cosa, la andremo a guardare insieme in grandi ritratti, in autoritratti molto famosi. Il pittore, come vi ho già detto durante il video sui valori tonali, se non sbaglio, è un illusionista. Il vero potere del pittore è quello di indirizzare lo sguardo dell'osservatore dove vuole lui. E questa è la differenza tra un pittore professionista e una persona che si diletta a fare un ritratto. Se volete che
il vostro ritratto faccia veramente la differenza, dovete riuscire a indirizzare lo sguardo dell'osservatore esattamente dove voi volete che lui guardi. Non nell'insieme, non si deve disperdere. Quello è un ritratto fotografico. Il ritratto pittorico è un'altra cosa. Andiamola subito a vedere insieme. Questo è un famosissimo autoritratto di Albert Dürer con pelliccia. Questo dipinto, questo autoritratto, come tutti gli altri autoritratti in realtà che andremo a osservare in questo video, è l'espressione massima della personalità del suo artista. Un artista che era un uomo del suo tempo, si vede già dalla pelliccia, dalla scelta e soprattutto dalla scelta della posizione. Perché? Perché intanto lui ti guarda frontalmente e l'osservatore sente lo sguardo del pittore addosso. Lui era un uomo molto sicuro, un uomo che ti sfida e ti sfida anche nel suo autoritratto, in cui si va a dipingere come un Salvatore Mundi, no? All'Antonello da Messina, la stessa impostazione. La scelta frontale, lo sguardo, i colori utilizzati per rappresentare se stesso in questo dipinto costringono l'osservatore, anche con le geometrie del volto, dei capelli e della mano, ad altalenare lo sguardo dal volto alla mano continuamente, come se tutto il resto non esistesse in qualche modo. Un po' è difficile sostenere il suo sguardo, un po' è difficile distogliere lo sguardo dal suo. Tintoretto, famosissimo ritratto giovanile di Tintoretto, guardate come l'artista, il pittore, esce fuori nel suo stesso autoritratto. Tintoretto il Terribile, colui che fu definito così da Vasari sia per la sua personalità, sia perché le sue ombre teatrali, le sue luci teatrali saranno di ispirazione per tutto il Rinascimento, andranno a ispirare pittori come Caravaggio, il Greco, eccetera. E guardate la scelta del suo autoritratto. Come lui ti costringe a guardare una determinata porzione del suo volto e allo stesso tempo quanto rende con le sue luci e con le sue ombre suggestivi i suoi occhi e i suoi tratti. Sentite la sensazione che vi lascia addosso questo ritratto? Un'inquietudine, una sorta di mistero, di curiosità. Eppure praticamente non gli si vede mezzo volto. Un altro ritratto iperfamoso è L'uomo disperato di Courbet, in cui l'artista ritrasse se stesso, e qua già la scelta di un autoritratto così particolare fa capire la personalità dell'artista. Chi è che si dipingerebbe così, con questa espressione disperata, con questa posa, che non è una posa celebrativa? Eppure, la posizione frontale, la testa al centro del dipinto, un dipinto eseguito magistralmente per intero, eppure tutto, le braccia messe in quel modo, la posizione, ti costringono a guardare il volto, gli occhi, le labbra nella penombra. Nonostante il volto sia in penombra, nonostante le braccia abbiano una camicia bianca che comunque dovrebbe catturare lo sguardo in quanto elemento chiaro, non si fa altro che fissarsi su quel volto meraviglioso in penombra. È un caso? Ovviamente no. In ultimo vi voglio fare vedere uno dei ritratti giovanili con capelli scompigliati di Rembrandt, che è forse l'emblema del ritratto pittorico, perché lui praticamente qui ci occulta quasi tutto il suo viso. La cosa carina è che mostra l'orecchio, orecchio che tra l'altro è praticamente abbozzato. Ma perché dico che è una cosa carina? Giovanni Morelli, che è stato un grandissimo storico dell'arte che ha vissuto a cavallo dell'Ottocento, diceva che se vuoi vedere la bravura di un pittore, se vuoi capire il metodo di un pittore, devi guardare le orecchie. Perché fino a un certo punto della storia, per secoli, anche i pittori più famosi dipingevano, diciamo, il volto con il modello e poi tutto quello che era contorno, anche le orecchie, erano dipinte un po' in serie. Basti pensare ai ritratti fatti, non lo so, da Botticelli, da Leonardo, cioè comunque avevano
un che di somiglianza, cioè tutti si somigliavano, potevano essere tutti parenti in certe parti del loro corpo, no? Invece questo di Rembrandt no. Qui il volto è completamente occultato, il naso, anche un po' le labbra si intravedono, lo sguardo in particolare lo dobbiamo percepire nell'ombra. E qua io vi chiedo, quanto tempo perdiamo a guardare una fototessera e quanto tempo ci vuole per guardare un ritratto dove si vede soltanto un orecchio, un pezzo di collo e il mento? Il potere del pittore sta nel giostrare lo sguardo dell'osservatore. Questo non vuol dire che bisogna dipingere appunto soltanto quadri in penombra. Prendi Courbet, c'è tutto il viso lì. Eppure, la vera bravura del pittore sta nel creare l'illusione, nel costringere in maniera del tutto inconsapevole per l'osservatore a guardare esattamente dove vuole che si guardi. Io vi lascio con questa riflessione. La prossima volta entreremo ancora di più nel dettaglio, parleremo ancora di ritratto. Spero che queste riflessioni possano farvi iniziare un nuovo ritratto con un nuovo spirito. Spero che veramente vi stacchiate dalla visione fotografica del ritratto e iniziate a vivervela da pittori con il linguaggio pittorico. Se volete vedere altri video simili, altri contenuti d'arte, vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e ad attivare la campanellina delle notifiche. Seguitemi su Instagram perché là avrete degli spoiler sui video che escono e avrete degli aggiornamenti. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio ancora per essere rimasti qui con me, per i vostri commenti bellissimi, per avermi chiesto ma quando torni? Io veramente non avevo abbastanza tempo per fare un video di qualità e non voglio entrare in quell'ottica di postare anche contenuti scadenti giusto per continuare a pubblicare ossessivamente. Io voglio che quando voi apriate questi video abbiate la consapevolezza che c'è qualcosa di sostanzioso da guardare. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!